insomma, una bella infanzia, molto, molto sobria così, non avevamo computer, non c'era niente, quel tempo il computer non so manco se ce l'avevano in mente, anni 60, quindi sono una sessantina d'anni fa. Più o meno, va bene, altri tempi, e questo è quello che poi ci ha rovinato la mente, perché se crescevamo in un altro ambiente migliore magari potevamo sviluppare meglio, perlomeno a livello cognitivo. Va bene, allora a te Francesco, poi sì, anche io chiudo il prossimo giro. Italia Kilo 8 LSG, Italia 6 kW Queen Uniform Giorgio QSO, quindi Rosario si rifiuta, scrivi, si rifiuta di mangiare l'erba. Per un saluto Buscia Italia Università 8 dalle Marche, un tempo di da, buongiorno. Chi deve riprendere? Buongiorno, E tu? Vai Enzo! Vai Enzo. Sì, ma io non l'ho fatto, tanto ascolto, sentito solo Giorgio. Poi Giorgio ha nominato te, ha nominato Rosario. E Rosario che è io due cap, chi l'America brava se non sbaglio. Poi vedremo. Allora, per non sbagliare, buongiorno a tutti i questioni. Io Delta Hotel Florida, prego a chi tocca. Buongiorno a voi e le vostre rispettive famiglie. Qua ora abbiamo 13 gradi, il sole sembra una giornata di primavera. Né vuole nevicare, né vuole piovere. E buonanotte al secchio. Sotto a chi tocca. Vai Rosario, vai. Dagli per due, se gli passo le mie, lo faccio vergognare. Precise però, mi dico le mie qua come sono, qui d'accordo. Ciao Francesco, scusami Enzo, buongiorno e ben sentito. Io 2 kg Alfa Bravo Rosario qua in provincia di Monza, la temperatura qua in questo momento ci sono 6 gradi, 6. Fa freddo, è un freddo secco, ma la temperatura che può arrivare più alta. Quello che mi preoccupa è nelle ore notturne, meno 2, meno 3, meno 4, che poi durante il giorno si alzano, vabbè, però il notturno è quello che dà un pochettino più di noia. Bene, che dire, io però signori, come avevo preannunciato, c'è qualcosa che bolle sopra i fornelli e vado a mettere qualcosa dentro il sacco. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e una presto risentirci. Uniforme 2 kg Alfa Bravo. Saluta Giorgio, saluta Francesco, saluta Lenzo, saluta eventuali amici che sono in ascolto, augurandovi una fantastica e magnifica giornata. Giorgio, il microfono è tuo, ascolto il giro e dopodiché io passerei appunto in QRT. Uniform 2 kg Alfa Bravo. Sì Rosario, benissimo, comunque grazie per la fantastica giornata di martedì. Speriamo bene, non ho in previsioni grandi cose stamattina, vabbè, insomma tutto di normale amministrazione, quindi va bene così, giornata così, c'è sole, non è proprio convinto, non è caldissimo, siamo intorno a una diecina di gradi, poco più, poco meno, e stamattina ce n'erano 6-7, poi sai, col sole, un po' nuvolo, un po' di nebbia, poi è andato su. Va bene, accontentiamoci considerando che siamo a 16 dicembre, quindi stiamo quasi buttando alle spalle l'inverno, oddio, non proprio, però la direzione è così, verso la luce della primavera, dove in cui poi sono nato. Va bene, ciao Rosario, grazie a te da questa
avanti e affrontare. Ti ascolto bene, lì con la tua apparecchiatura, di cui non ricordo quale sia, però non conta, l'importante è che il segnale sia di qualità, anche se non fortissimo, 9, 10 non arrivi. E poi tu Enzo direi per Francesco, facciamo così. Allora, buongiorno Enzo, U8, mi sono dimenticato l'8, che sarebbe l'infinito. DHF tocca prima a Francesco, poi tocca a me, se no Francesco Santucci, prego Francesco. Siamo liberi e quindi facciamo quello che vogliamo, io, Giorgio, tu, Rosario e quanti altri. Noi dobbiamo stare attenti a Luna Whisky Fox, a Eco Candeletto, a Rosario, Rosa, ti lasciamo libero, vai a mangiarti la tua i tuoi tortellini al brodo di gallina. Non ci sarebbero mai, non so mangiare tanto più belli. Ti vuoi riprendere io, Franci? Sì, tesoro, prendo la parola di nuovo e poi lo lasciamo libero. Sì, ok, Franci, buongiorno. No, saluto a Rosario che va a pranzo. Ciao Rosario, io 2 chilo America, bravo. Mi ha fatto piacere sentirti. E che dirti, buon pranzo, no, a me piace la verdura, per il sugo Giorgio, qualsiasi tipo di verdura cotta, la terra, anche tra l'altro fa pure bene. Allora, di Rosario ho sentito che mangi i tortellini con il brodo di gallina, spero che sia una gallina vergine, perché di solito il brodo di gallina deve essere vergine per essere buono, deve essere vergine la gallina. E io mi sono rientrato e poco fa mi sono mangiato qua vicino alla radio un'arancia, ma non lo so, vediamo che cosa posso mangiare, perché oggi mia moglie non c'è, sto con mia figlia, mia nipote, non lo so, mia figlia, la moglie forse, Giorgio, le mogli ti curano un po' di più, le figlie un po' di meno, avanti Rosario così ti lasciamo libero, prego. Questo sì, bene, so. Io purtroppo non ho capito quasi nulla del passaggio del Giorgio e del Francesco, in quanto a 116 c'ho l'altro QSO, presumo francese, e mi arriva molto poco, per cui da 115 a 116 non c'è molta distanza. E te sei arrivato molto più forte, 9,5 no, è abbondante, ma il Giorgio e il Francesco sono stati soppressi dal disturbo. Signori, vi abbraccio, come ho detto poc'anzi, vi auguro un buon pranzo e una fantastica giornata. Io 2 chilo Alfa Bravo, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao, anche tu. Va bene, grazie a Rosario, buon pranzo, ci sentiamo più avanti, con piacere. Facciamo Mexico Mississi, io stesso al numero 3, e io ho due sorti, e donc il y a due câbles avec deux connecteurs pour avoir fait deux appareils différents, bien sûr Rico. Et ensuite la distance du sorti, j'ai environ 5 à 6 watts d'excitation sur un diesel italien, et les experts, enfin, sur S1,
possibile solo che il nuovo suggerì che ha fatto il caso, ha fatto un voto nelle prossime direzioni e così chi controlla sempre se si dovesse chiedere la richiesta anche. Non ha avuto nessuno di questo. Je vois que vous avez été venu en plusieurs langues. Français, italien, anglais, anglais, etc. Allemand, c'est pas le fait. Ah, tiens. Bon, bah, écoutez, je vais me préparer un petit gâteau là, parce que j'habite tout seul, mais il n'y a personne qui prépare quoi que ce soit. Donc, je vais arrêter mes émissions pour aller de l'autre côté dans la cuisine. Merci, c'était un très grand plaisir de vous avoir contacté. J'espère que ça s'arrêtera par là et on pourra avoir d'autres liaisons sous d'autres fréquences, pourquoi pas. Voilà, bon appétit pour l'instant et puis aussi pour la croyer, bonne vœu, meilleur vœu pour la bonne et bonne santé. Et tout le reste, ma foi, il viendra quand on est bonne santé, il y a presque tout, qu'est-ce que vous voulez plus. Voilà. Avec quelqu'un de moi, et puis on va plaisir de vous retrouver. Salutations bien distinguées, cher ami Martial. Ici, est-ce que c'est bravo et du soir, Lima? Ouais, ok, mais on risque très bien, hein. Je vois qu'il va, BUL, en tout cas, c'est parfait. On a du privé important. En tout cas, oui, c'est pas pareil. À deux reprises, j'ai voulu en acheter un, mais à chaque fois, la vente m'est passée sous le nez. C'est un très très bon appareil, le 775. Hein. C'est des vieilles machines, mais ça fonctionne très 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 bien. Vous êtes plus 20 constant, plus 10, plus 15, plus 20, mais ça reste entre les 15 et les 20 dB. Hein. Ça bouge pas. Cercando di mangiare meno, di certo si può trovare roba di qualità,
ma non è facile. Però comprendiamo con la medicina, non sempre, perché poi si sa come c'è gente che doveva muore anche molto molto giovane, lì sono appunto rientra nel discorso che non tutti la selezione naturale quando si mette in atto in un modo plastico ti faccia giù, non guarda in faccia nessuno. Però a quei tempi chi campava e chi perché era sano, non tanto perché mangiasse quella roba lì che poi comunque era genuina, magari non era piena di porcherie, però aveva un talento naturale lì. Mia madre è campata a 95 anni, è morta 7-8 anni fa, quindi è in piena epoca moderna, è morta, comunque l'inquinamento ce l'ha avuto. Poi mio fratello fumava, lei poveretta in casa toccava fumare anche la sigaretta che fumava mio fratello, e quindi se no magari sarebbe pure campato di più. Però sono talenti naturali e vabbè, ne capita, chi è fortunato uno ogni tanto. Noi poveri, io se non avessi la medicina e non avessi smesso di fumare 40 anni fa, l'unica roba giusta che ho fatto nella vita, a quest'ora sarei schiattato da un pezzo. Vabbè, chiudo qui, ciao, buon pranzo a tutti, grazie, e ci sentiamo oggi pomeriggio. Vai Francesco, a te il cambio, io chiudo e mi allontano, ciao. Confermo, i medicinali aiutano, però gli alimenti, quello che mangiamo, ed è tutto bene, non c'è dubbio alcuno su questo. E che dobbiamo fare? Et par lui, bon, pas trop cher, hein. Je sais que c'est des antennes qui coûtent quand même un petit peu, mais je voulais la vendre un petit peu sur le moitié prix de la j'ai pas compris le de la fin, je vois qui. Oui, vous parlez de la 1775, et je vous demandais si vous étiez toujours intéressé. Non, je suis tout seul, là, je suis le plus Et bien sûr, mais aussi, mais on va des claquettes, on va des...
Und auch ein bisschen außerhalb von Jörn Ostrand, kann man sagen, das ist ein Lauf.
haben. Alles klar, in diesem Sinne, 72, bleibt gesund. Und auf bald ist es wieder mehr. Und das ist zum nächsten Mal, der so gut gelacht. Ich hoffe, gut gelacht. Ja, ja, ja. Ja, und natürlich, ich meine, du bist gut zu hören heute hier aus Köln, ne? Aber da muss doch Platz sein. Bau doch mal richtig große Antennen. Ich würde mal sagen, Mann mit mindestens 20 Meter Höhe und am besten gleich mehrere. Wie hoch das ist, Mann? Ich kann 160 Meter Tanne spannen, da bin ich doch auf meinem eigenen Grundstück. Und, aber nur Endgespeist, ne? Das ist das Blöde da. Ach so, nur Endgespeist. Ja, das ist natürlich schade. Ja. Ja, ich habe immer hier symmetrische Speisung mit Anpassgerät. Da bin ich von überzeugt, das funktioniert immer. Da kann man so blöd sein, wie man will. Da kann man nichts verkehrt machen. Das funktioniert. Ich habe auch mehrere von diesen Anpassgeräten. Und wie gesagt, symmetrische Leitung. Ich habe letztens sogar diese Fernsehleitung benutzt. Die war ja früher so durchsichtig. Diese 300 Ohm Flachbandleitung. Inzwischen gibt es die in Schwarz. Und habe ich auch mit Erfolg benutzt, geht einwandfrei. Verändert sich nur, wenn es regnet, ne? Aber und jetzt ist das Gerät nochmal kurz am Anfassknopf und dann stimmt es wieder. Und also wie gesagt, ich bin ein Fan von diesen symmetrischen Leitungen. Aber setzt immer voraus, dass man im Scheck hoch ist im Haus, also nicht unten, sondern oben. Und dass man sozusagen freien Blick auf die Antenne hat. So, ist das keine gute Idee. Mach's gut, Werner. DH-80 Kilo, die kassiert hat. Jo, alles klar, ne? Jo, aber so also, um Dachboden noch 2x6,50 Meter hoch mit dieser 2x6 Stromleitung. Und am Ende ist ein Anneke-Koppler, ne? Symmetrischer. Der war so nach den Schuhen an. Das funktioniert ja hervorragend. In diesem Sinne, 73, mach's gut, ja. Alles klar, Werner, 73, danke fürs Gespräch. Und dann lasse ich mal überraschen, was der Schnee so bringt. Hier ist die Kastel Kilo Kilo, ich muss nochmal zu Flug, wenn jemand auf der Welle ist, die Kastel Kilo Kilo. Papa Alpha 1, Bravo, Oscar Bravo, PA1, BOB. Ach, PA1, BOB. Ja, geht sehr gut. Ist zwar hier die Rückseite der Antenne, aber so furchtbar groß ist das Schaukelsvorrichtverhältnis hier auch nicht. Außerdem haben wir möglicherweise auch eine ganz andere Reflexion über Europa, dann wäre es sogar die richtige. 59 plus PA1BOB, Name hier Joachim in Köln. Joachim in Köln. PA1BOB, DK4KK. Ja, ausgezeichnet, der Joachim, DK4KK. Aus 4711 aus Köln. Ich höre mal wieder etwas Aktivität aus Köln. Name hier Bob, Bravo, Oscar, Bravo. Sehr gutes Signal, sehr schöne Modulation. Ich würde so sagen, wenn meine Modulation klingt wie deine, bin ich sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Kulinarien, Junge, da hat sich wieder mit der Sicht gestanden. Sehr nahe der diese Bände. Um genau zu sein, von hier bis Antwerpen sind 15 Kilometer Luftlinie. Ja, ich habe schon etwas mitgelauscht mit einem Folgekurs auch. Und ich teile auch deine Meinung in Sachen Antennen. Obwohl ich benutze im Moment ungefähr 10 Meter Hühnerleiter. Da hängt ein Folgekursleiter von 120 Meter. Und das Ganze geht in einen elektronischen Tuner und dann geht um die 125 Meter Koaxkabel in den Check. Ich wollte nach Köln, DK4KK, PA1BOB. Ja, geht wunderbar, PA1BOB, DK4KK, Bob, 15 Kilometer von Antwerpen und etwas weiter von Rotterdam, ja. Rotterdam, kann ich mich erinnern, eine Weile her. Da weiß ich noch, da haben wir auf so einem Turm gesessen und in den Hafen geguckt. War es auch schlechtes Wetter. Naja, aber es ist schon lange her. Und sonst komme ich eher selten in die Niederlande.
Da war meine witzige Sache, da war ich von oben von an Emden aus, war da in den Niederlanden und weiß gar nicht mehr, da waren irgendwelche Schilder, die ich aber nicht verstanden hatte, und ich bin mit dem Auto da durchgefahren und dann kam die Polizei und hat behauptet, ich dürfte da nicht fahren. Aber es gab kein Verbotsschild. Ich hatte also irgendwie kein Verbot übertreten, sondern ich hatte sozusagen die Besitzrechte des Deichbesitzers irgendwie verletzt. Und dann kam auch noch irgendwas vom Gericht. Ich sollte also zur Strafverhandlung kommen. Ich bin aber nicht hingefahren. Ich habe auch nie wieder was davon gehört. War irgendwie eine witzige Geschichte. Und aber die Holländer haben ja auch nie wieder etwas getan. Also ich bin allerdings auch nur selten dort. Ne? Also ich bin manchmal da oben bei Lea, weil ich da einen Funkfreund habe, und dann fahren wir schon mal rüber da nach Holland. Und Gott, was kommt denn da, Groningen? Aber so weit sind wir gar nicht gefahren. Lieber Bob. Ja, du hast schon gehört, also FG 2000, hier die Transistor-Endstufe von Expert und der kleine Jani. Ich freue mich, dass du meine Modulation lobst. Das ist ja erstmal schön. Ich sehe wohl, dass ich Seitenbänder habe. Ich bin da auch schon heftig kritisiert worden. Manche beschimpfen mich dann auch. Das habe ich aber nie lösen können, das Problem. Ich weiß nicht, also ich habe etwas ein breites Seitenband. Ich kriege aber nicht raus, woran das liegt. Ne? Also ich habe da auch zu wenig Ahnung von. Die Endstufe ist also über so ein Steuerkabel mit dem Transceiver verbunden, aber ich kriege nicht raus. Ich kann alles runterdrehen, also ich kann die Pegel alle reduzieren. Trotzdem bleiben die Seitenbänder. Ne? Aber ich halt, wenn da jemand funken will, dann kann es schon mal eine Kollision geben. Ne? Aber momentan, das beobachte ich hier in Heppen. Heppen, was ist das? Belgien. In Belgien sehe ich mich auf dem Web-SDR. Und naja, also wie gesagt, ich sehe die Seitenbänder. Aber wenn du die Modulation schön findest, dann freut mich. Das ist hier ein Heil-Mikrofon. Ja, ein Studio-Mikrofon von Heil. Goldleiste. Das heißt, Wetter ist hier freundlich, kein Schnee natürlich. Leicht blauer Himmel. Im Radio wird erzählt, wir würden Schnee bekommen, aber hier ist nichts zu sehen. Ja, schön mit deiner Flugantenne oder Schleifenantenne. Und auch mit Hühnerleiter. Das ist das eine Sache. Du hast so einen Automatik-Tuner. Ich habe hier diesen DC-1500 Tuner. Benutze den allerdings auch nur auf 80 Meter. Hier im Augenblick benutze ich, wie gesagt, den Yagi. Der zeigt nach Österreich. So. Nochmal zurück. TAN. Bravo, Oscar. Bravo, die kassiert hat. Ja. Niente, DDR a te il micro, vediamo se arriva qualcuno, se devi lasciare, nessun problema, e chiudiamo. A te, Armando. Sì, va bene, aspettiamo 5 minuti, 10 minuti, Alberto, se arriva qualcuno, va bene, mi fermo fino alle 1 e mezza, alle 12, guarda, è alle 1 e mezza, non alle 12 e mezza, e sono le 13.04 e 35 secondi, e mi fermo, per commentare. Ho anticipato il pasto oggi al 12:10, non ho fatto spaghetti, maccheroni, altro, l'ho preso qui sotto, c'è una pizzeria che fa la pizza in straccio, ma buonissima, ottima, ho preso un bel pezzo di pizza e ho mangiato quella, e poi un pezzettino di filetto, fatto non alla brace, sulla padella di ferro lì, tirato e montato, con le lenticchie per fare veloce, ho preso la scatola di lenticchia, ma... e allora qualcosa la devo togliere,
fammi mettere a posto qua, perché il bello che me lo dà sulla radio, ma non all'uscita, all'uscita 1-1, però mi dà qualche potenza in meno. Un attimo che faccio il turno, fammi togliere questo di testa. Roger. Sì, Greco, sì, buongiorno. Buongiorno Marco. È l'Armando che ha dei problemi. Ma qui arriva bene, non so che problemi si. Vedrà un pochettino le cose che non sono normali. Buongiorno, a te il micro. Sì. Ma una volta diceva, prendi un astro, è tutto fatta tanti anni fa, la pubblicità. Oh signori, ce n'è più lì da te Alberto. No, no, in lontananza sì, vedo, ma saranno 50 chilometri la visibilità, non si, c'è foschia in fondo, ma nient'altro. A te? Sì, qua c'è un po' di foschia. Speriamo che tiene, c'è una bussata, vai Alberto, che qualcuno ha bussato. Ma non era così, all'inizio. Ma poi è subito diventato coperto, vedo azzurro, plumbeo oserei dire. Buongiorno anche all'Armando, se mi sta ascoltando, vediamo un po' Armando, ci sei, DDR, dire così. No, molto bacio, molto disturbo, stanno facendo dei lavori in casa qui di fronte a me, con i pavimenti e col coso usano... Queste lucidatrici, queste robe qui, è una grattugia che non arriva a 5-9. Vedi, ti sento, ma sei stato superato dalla grattugia. Ma sono uscito fuori disseminato poi, mamma mia, non me l'ero accorto, ho toccato il VFO, mettiamo il lucco, sono a 7.084, può darsi sia stata quella che ero spostato di frequenza di 50. Adesso è perfetto, 7.084. A te Alberto, 2 Delta, Delta Radio, a te K, dovrebbe andare bene adesso. Oh, la vai! Va bene, va bene, va bene. E chi è l'intervento? Ed è... Ah, chi è che vuol dire qualcosa? Ora mi sto ascoltando forte e bene. Ah, sì, sì. Avevo sentito, non avevo riconosciuto la voce. Pardon, Giovanni, sì, sì, hai detto che va bene, va bene. Ok. Anche per me va benissimo, nessun problema. E Giovanni, se vuoi ritornare in ruota, se te la senti, insomma, se puoi... E ti accogliamo a braccia aperte. A te Giovanni, andrai per il Marco. Sì, sì. No, ho trovato la soluzione, sono accordato con un tema a filo e così con una luna e per questo vi ascolto abbastanza bene, spero che di riuscire anche a arrivare a voi bene. Non mi ritiro perché devo studiare, vedi? Facendo le cose, sì, ci sono le cose che ci sono, ma poi ho fatto le cose perché andare a guardare il manuale. Tutto l'altro me le sono stampato perché leggere sul computer per seguire il radio sul formale. Allora me le sono stampato, ma sempre sei pagine sul computer. Ciao Alberto, ciao Armando, Armando mi trovo a te. Ciao, adesso vai meglio Giovanni, per cui ciao, ti guardi la salute e poi la radio viene dopo. Prima la salute innanzitutto. Non so, forse il Mario da Italia Whisky 2, Kilo Sierra Messico, da Monza e Brianza, eri tu Mario, non mi sbaglio, 2 di DRK. No, allora non era lui, Alberto, chi era l'altro corrispondente a TK? Ah, non lo so, io non ho riconosciuto, pensavo fosse poi Giovanni. Ciao Giovanni, grazie ancora. Sì, è piano piano, piano piano. Prima le cose essenziali
e importanti, e poi tutto il resto. A te Marco, prego. Sì. Sì, bene, perfetto. Buongiorno, buon pomeriggio Giovanni. Non ho capito se hai un nuovo acquisto. E quindi poi mi dirà Alberto, io ti ascolto, non è un segnale forte, ma oggi non sarò forte nemmeno io, qua vado con il 440, con la potenza unicamente della radio, non è che c'è una gran propagazione, molto bene. Vediamo un po', DDR di Greco D, avanti, buongiorno. Bobassile 567, ma c'ho un rumore di 9, stanno facendo, ho messo anche noce blanca e tutto, ma sono vicino a 10 metri, lavorano a 10 metri di distanza, non riesco a togliere questo rumore, cosa vuoi fare? È così, va bene Marco, ma il segnale è un po' basso, il rumore è 589. Alberto lo supero e andava bene anche Giovanni, si era raddrizzato, ma non proprio tutto totale, ma era comprensibile questa volta. A te Alberto, 2LK, 2 Delta, Delta Radio, non ho preso il nominativo di Marco perché il rumore è troppo intenso, a te K. Ah, mi dispiace. Sì, ma in effetti sento anch'io un crepitio continuo, e che di tanto in tanto si sente, non credo che sia una cosa locale, e magari mi dite se sentite qualcosa di simile. Adesso qui a sette sullo smitter, sì, ha un apparato nuovo, dell'ultimo uscito della IAESU. È quello bello, insomma, quello modernissimo, e quindi si deve imparare un po', piano piano, tutte le cose. 710 allora? A te Marco. Alberto, il 710? Sì, confermo. Sì. Vai. Oh, signore Armando, oggi ha il dito veloce, Ma niente, se hai difficoltà Armando accendo l'altro, passo con l'altro Armando a te. Sì, ma dice Armando, vado con l'altro, va bene, quando riesco, ma non ricordo Marco, non ricordo il nominativo, è nella località, non so da dove moduli, non mi ricordo, perché sai, gli anni ci sono, la vecchiaia pesa fino a un certo punto, però la memoria non è quello. Perché stamattina sono uscito presto, alle 6:05 ero già via, non sono fatto in tempo a rientrare, sono rientrate alle 8:30 a casa, ecco via, allora ho dormito pochissimo, l'alzata è stata faticosa e tutto, purtroppo quando c'è l'urgenza. A te Alberto, 2 Delta, Delta Radio per Italia 2 LK, Alberto Brescia, 2 DDR, a te a K. Roger, ma è il Marco, è Delta Yankee Delta, Italia Università 1 Delta Yankee Delta, Marco Chieri, magari non l'hai riconosciuto, sta andando con un altro apparato del solito, e quindi forse è un po' diverso, io lo ricevo bene, ma insomma dipende da tante cose. Ah, ho capito, stamattina si sono domandati tutti, il Piero per primo, perché non ci fossi in frequenza, e qualcuno mi ha chiesto, io pensavo che fosse ancora una cosa legata alla macchina, che magari era stata rimandata o per qualche altra ragione. A te Marco, 2 Alfa Lima Kilo.